con la leggerezza della disacrazione. L'attesa di Elettra. Le sue voci taglienti. Una grazia profonda. Di Elettra le sue voci. Che incanta, che non diventa. Taglienti una grazia. Ma in maniera, ma guida. Profonda, che incanta. Pian piano dentro un mondo che non diventa mai maniera. Complesso, restituendone. Ma guida, pian piano, i passaggi cruciali. Dentro un mondo complesso, rovesciandone i presupposti. Restituendone i passaggi e soprattutto affrontando cruciali, rovesciandone identità sessuale, desiderio, i presupposti e soprattutto con la leggerezza della dissacrazione. Forse sta qui l'origine di quello scollamento. Affrontando identità sessuale, forse sta qui l'origine. E desiderio con la leggerezza di quello scollamento tra un desiderio di verità che si intuisce in potenza della dissacrazione, forse sta qui, di verità che si intuisce l'origine di quello scollamento. E invece in cui talvolta la forza del linguaggio in potenza, e invece in cui talvolta tra un desiderio di verità la forza del linguaggio che si intuisce in potenza è stroncata o a cui resiste. O è stroncato a cui resiste con l'energia. E invece in cui talvolta con l'energia dell'immediatezza. Dell'immediatezza, l'alibi del sentimento. Del linguaggio è stroncata. L'alibi del sentimento. O a cui resiste con l'energia. Dando spazio a un quotidiano. Che non è né orribile né fantastico. Dell'immediatezza l'alibi. Che non è né orribile né fantastico. Del sentimento dando spazio. Semplicemente è, esiste. Semplicemente è, esiste, scorre inevitabilmente. A un quotidiano che non è né orribile. Scorre inevitabilmente, va vissuto. Né fantastico, semplicemente è. Comunque con tutto ciò. Esiste, scorre inevitabilmente. Con tutto ciò che comporta. Che comporta però. E va vissuto comunque in quella dimensione troppo preziosa. Troppo preziosa e avanzata. Con tutto ciò che comporta. E avanzata rappresenta. Rappresenta anche la ribellione. E però in quella dimensione anche la ribellione, l'energia. Troppo preziosa, avanzata. Per sconfiggere regole rappresenta anche la ribellione e modi sociali stretti, squallidi, l'energia per sconfiggere. La sfida è negli snodi sensibili. La sfida è negli snodi sensibili, regole, modi sociali con cui i frammenti prendono corpo, stretti, squallidi, la sfida. Nei primi piani ravvicinati. Negli snodi sensibili con cui i frammenti, tristezze, luci improvvise, prendono corpo nei primi piani, che li rendono veri, unici, di occhi, bocca, tristezze. Proiettati già lontano. E luci improvvise che li rendono l'allegria, la fisicità. L'allegria e la fisicità del mondo. Veri, unici, proiettati. Del mondo è proprio questo desiderio. È proprio questo desiderio di riscriverlo. Già lontano l'allegria di riscriverlo il mondo. Il mondo e non semplicemente raccontarlo. E la fisicità del mondo e non semplicemente raccontarlo. È proprio questo desiderio di riscriverlo. Il doppio, il sogno, il caso. Il mondo e non semplicemente raccontarlo. E le vite possibili, c'era pure gioia, voglia di uscire. Raccontarlo il doppio, il sogno, voglia di uscire ancora un po',
il caso, le vite possibili. Ancora un po' di quel sapore gioioso. Di quel sapore gioioso degli anni precedenti. C'era pure gioia, voglia di uscire. Poi definitivamente e non a caso stroncato. Poi definitivamente e non a caso. Stroncato come, perché? Come perché è facile capirlo. Degli anni precedenti, poi definitivamente è facile capirlo sotto il sole. Non a caso stroncato. Del supplizio l'attesa. Come, perché è facile capirlo. L'attesa di Elettra sotto il sole del supplizio. ここでエレクトラは沈黙する。その断ち切られた声、街の前に開ける大西洋のように青く、彼について知ることは皆無。彼女はその背に無残な逃亡を追い、工場者と労働者すらなく、たとえ恋する身と告げる彼がどうして女の人生の中に。一方彼女は私の何が分かってと叫ぶ。しかしそれより愛の意志の伝達の見つめ合い伺い合い、肉体より先に精神によって惹かれ合う二つの異世界間の出会いの未遂行為、気が狂おうと胸が張り裂けそうと不思議はなく、それでも避け合い逃れ合う。それは彼が曲にするクレッシェンド、動作の上に、皮膚の上に、女の眼差しの中に、登場人物の中に、それらの物体性の中に書かれ、すべては懸念と孤独、そして自分たちに共通する根と共有する環境と経験にもかかわらず、愛し、出会うことに対する無力でできた、それらの精神性のように波打つ。それでも距離の力で説明することはしない。それは登場人物たちの状態から、彼らに共通の苦悩から、その死に物狂いの安定の必要性から、ほぼ自然に表面化する。理不尽な、決して確一化されない苦悩の同時代の物語の中で、理解であるとともに鋭敏な感受性。しかしそのまま流れに身を任さずに答えを見出すことはできない。不均衡に波打つ姿を、川が海と出会う地点で浮かび上がらせる暗黒のただ中で。Qui tace Elettra, le sue voci sconnesse, blu come l'Atlantico che si apre davanti alla città. Di lui non si sa nulla, lei ha alle spalle una brutta fuga, non c'è nemmeno un assediato e un assediante, anche se lui si dichiara innamorato come mai nella vita della donna. Qui tace Elettra, le sue voci sconnesse, blu come l'Atlantico, Elettra, le sue voci che si apre davanti alla città, sconnesse, blu come. Di lui non si sa nulla. L'Atlantico che si apre. Lei ha alle spalle una brutta fuga. Davanti alla città di lui non si sa. Non c'è nemmeno un assediato e nulla, lei ha alle spalle un assediante, anche se lui. Una brutta fuga non c'è nemmeno, che si dichiara innamorato. Un assediato, un assediante. Come mai nella vita, anche se lui che si dichiara della donna, mentre lei, innamorato come mai. Mentre lei gli urla cosa ne sai di me. Gli urla cosa ne sai di me. Nella vita della donna è invece più un atto mancato.
è invece più l'atto mancato dell'amore. Mentre lei gli urla dell'amore, della comunicazione. Della comunicazione, dell'incontro. Cosa ne sai di me invece più? Dell'incontro tra due mondi. Tra due mondi alieni che si scrutano. L'atto mancato dell'amore. Si spiano, si attraggono con la mente. Alieni che si scrutano. Della comunicazione, dell'incontro. Si spiano, si attraggono. Tra due mondi alieni. Con la mente prima che... Prima che con i corpi. Che si scrutano, si spiano. Con i corpi possono esplodere. Possono esplodere, impazzire. Si attraggono con la mente. Impazzire, pure si evitano. Prima che con i corpi. Eppure si evitano, si sfuggono. Crescendo. Possono impazzire, esplodere. Che lui compone, scritto. Scritto sui gesti, sulla pelle. Eppure si evitano, si sfuggono. Sui gesti, sulla pelle. E il crescendo che lui compone. Nei personaggi, nella loro felicità. Negli sguardi della donna. Scritto sui gesti. Nei personaggi, nella loro fisicità. E insieme ondeggiante come il loro stato d'animo. Sulla pelle, negli sguardi. E insieme ondeggiante. Della donna, nei personaggi. Come i loro stati d'animo. Fatti di incertezza e di solitudine. Nella loro fisicità, insieme. Fatti di incertezza, ondeggiante come i loro. E di solitudine, incapacità. E incapacità di amare, di incontrarsi. Stati d'animo fatti di amare, di incontrarsi. Di incertezza, di solitudine. Nonostante le loro radici. Nonostante le loro radici comuni. E incapacità di amare comuni, ambiente. Di incontrarsi nonostante le esperienze condivise. Ma senza voler spiegare. Le loro radici comuni, ma senza voler spiegare. L'ambiente, le esperienze, con la forza della distanza. Condivise ma senza volere. Con la forza della distanza. Che insieme comprensione. Spiegare con la forza. Sensibilità acuta nel racconto. Nel racconto del proprio della tempo. Della distanza che è insieme. Del proprio tempo di malesseri. Comprensione, sensibilità acuta. Di malesseri inspiegabili, mai stereotipati. Inspiegabili, mai stereotipati. Nel racconto del proprio tempo. Che affiorano quasi naturalmente. Di malesseri inspiegabili. Che affiorano quasi naturalmente. Dalla condizione dei personaggi. Mai stereotipati che affiorano. Dalle angosce comuni. Quasi naturalmente dalla condizione. Da quel disperato bisogno. Da quel disperato bisogno di certezze. Dei personaggi, dalle loro angosce. Di certezze che però. Comuni da quel disperato. Senza mai lasciarsi andare. Non può così senza mai. Bisogno di certezze. Lasciarsi andare e trovare. Che però non può così. Trovare una risposta. Una risposta asimmetrico. Senza mai lasciarsi andare. Asimmetrico e ondeggiante. Ondeggiante si staglia. Trovare una risposta. Dove il fiume incontra il mare. Asimmetrico ondeggiante. Nel cuore dell'oscurità. Si staglia dove il fiume. Qui giace Elettra. Incontra il mare nel cuore dell'oscurità. Qui tace. エレクトラの距離その歪んだ声いかにして自らを語ろうというのか耳を傾けるものの想像の中に踏み入れた時いかにして今日について話そうというのか君をむさぼり久米が君を昨日と見る時おそらくもうどこか他にいるはずなのに
異なる矛盾の中、異なる弱さの中に、最もそれを示す